Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Volevo dire due parole, fare un breve commento sulla notizia di cronaca sportiva che sta facendo discutere un po' tutti in queste ultime ore. Per ultime ore parliamo di ieri pomeriggio, ieri era il 26 luglio. Nelle ultime ore è uscita questa notizia della positività alla nandrolone di Palomino, difensore e calciatore dell'Atalanta, classe 1990, 32 anni, che si è trovato appunto a seguito di un test antidoping avvenuto circa il 4-6 luglio, quindi da 20 giorni fa, è stato trovato positivo al nandrolone. Come sapete, o come forse non sapete, io nandrolone non è che sia un esperto perché non sono un chimico, però diciamo che due cosine così le avevo anche lette in passato, non perché avessi voglia di utilizzarne. È uno steroide anabolizzante che chiaramente nasce anche per questioni prettamente mediche, può essere chiaramente utilizzato, ma non penso che sia il caso, credo, di Palomino per osteoporosi. Postmenopausa o addirittura senile, quindi non è né vecchio né menopausa né donna, quindi Palomino non rientra in queste cose, più altri tipi di patologie, di problemi della salute che potrebbe anche avere. Questo è uno steroide che viene utilizzato, se utilizzato chiaramente sopra una certa soglia, è utilizzato come dopante, quindi per gli sportivi sopra una certa soglia è dopante, quindi va a migliorare le prestazioni del giocatore. Chiaramente noi non conosciamo e quindi l'unico ma, cioè l'unica cosa con cui calma non giudichiamo è che riconosciamo le vicissitudini di salute fisica del calciatore che potrebbe avere per qualche tipo di patologia l'utilizzo di questo anabolizzante, questo steroide per curare qualcosa. Chiaramente un po' il dubbio ci viene visto che le patologie che va in qualche modo a curare non sono patologie che sono molto allineabili con un 32enne. Come sapete anche ci sono dei farmaci che magari possono contenere degli elementi legati a questo nandrolone e che magari sono dei farmaci che sono perfettamente legittimi ma che devono essere comunicati. Io penso che a quei livelli, se si vuole chiaramente fare le cose in modo pulito e non essere pescati a sorpresa positivi, si debba in qualche modo, credo, comunicare alle autorità l'utilizzo di questa cosa qua per un tipo di percorso di cure. Nel momento in cui invece ciò non avviene e c'è un test di obbligo a sorpresa e viene trovato positivo, vuol dire che questa comunicazione evidentemente non viene mai stata fatta, perché se il giocatore ha normalmente comunicato l'utilizzo di questa cosa qua a qualcuno, probabilmente a livello mediatico non sarebbe esploso nulla. Invece, a quanto pare, sembra che il test a sorpresa dell'antidoping abbia rilevato questa positività e quindi si parla di sospensione, si parla del fatto che non sapessero nulla al tal riguardo, quindi subentra anche l'ipotesi che questo utilizzo dell'androlone sia per doparsi, per avere prestazioni migliori e non per effettivamente curare qualcosa. Mi aspetto in modo intelligente, è solo un discorso prettamente logico, cioè aspettarsi da parte di un calciatore che deve seguire una certa cura in accordo chiaramente con lo staff medico della squadra, che si avvisi chi decide avvisare che c'è l'utilizzo di questa cosa qua per curare questa cosa qua. E appunto per questo sicuramente l'autorità andrebbe in qualche modo a giustificare la cosa o a trovare dei rimedi o a porre dei limiti. Se è stato trovato positivo al test di doping, vuol dire che questa soglia è stata superata e quindi l'utilizzo del nandrolone al momento ha una situazione dopante per il giocatore, che viene rilevato banalmente il nandrolone solo con l'analisi delle urine, quindi di fatto è una cosa anche molto facilmente scammabile. E come sappiamo per l'antidoping i test sono a sorpresa mai predichiarati perché forse ho dichiarato prima, un giocatore potrebbe tranquillamente gestirsi le dosi, no, di steroidi in modo diverso, perché sappiamo che il nandrolone viene in qualche modo prima o poi espulso, non è che resta in eterno, intracciabile in eterno. Quindi da questo punto di vista potrebbe anche un po' eludere la sorveglianza. L'errore che non va fatto, il primo errore che non va fatto è giudicare fino in fondo la questione senza sapere ogni cosa, perché magari Palomino effettivamente ha dei problemi di salute, anche se, come ho detto prima, puzza il fatto che tutto ciò venga fuori, senza che magari ci sia stata da parte del giocatore, dello staff medico dell'Atalanta, come dire, un avviso nei confronti delle autorità che devono fare il test. Detto questo, non scadiamo nemmeno del fatto dell'analisi, come dire, del collegamento tra quello che è Palomino e Atalanta. Ah, ecco, forse l'Atalanta si dopano, perché è un errore molto brutto che è stato fatto anche alla Juventus in più occasioni. Mi ricordo un problema legato ad Davids. Beh, non parliamo di quello che è stato le accuse infamanti di Zeman alla Juventus del 90 e altre squadre. Quindi a questo punto di vista non scadiamo anche in questa cosa qua. Leggevo, cliccando su internet, Palomino e viene fuori un
un articolo di Calcio Napoli 24, cosa del genere, che riprende le parole di Zeman che disse qualche tempo fa: ma questa Atalanta forse corre un po' troppo. Ora, dal fatto di prendere le parole di Zeman e allinearsi alla posizione di Zeman, secondo me è il primo errore che non deve essere fatto, perché Zeman è una persona che veramente io, per il quale provo ogni sentimento negativo del mondo, e non voglio prendere come esempio da seguire, come modello da seguire, perché le cose che ha fatto sono state molto, molto pesanti. Non voglio neanche, perché l'Atalanta magari è antipatico, perché Gasperini mi è antipatico, dire che l'Atalanta è dopata solo perché c'è stato un giocatore trovato positivo all'androne. Ricordiamo che i test antidoping durante l'anno li ha fatti anche l'Atalanta, e nessuno è stato trovato positivo a nulla di particolare. Quindi non scadiamo in conclusioni che spettano spesso ad altri, che spesso infamano anche la Juventus, o hanno infamato la Juventus in passato. Il discorso di Palomino spero chiaramente che sia isolato, e spero magari che sia anche giustificato in qualche modo, perché è sempre un peccato quando un giocatore rovina la propria carriera per l'utilizzo per il doping, di fatto, anche perché a livello sportivo doparsi è la cosa peggiore che uno sportivo possa fare, a livello di etica sportiva. Quindi non scadiamo né nell'accusa per forza di cose a Palomino, per quanti dubbi sono molti, non scadiamo ancora di più nell'accusa è da Atalanta, quindi Atalanta si dopa, perché questa cosa qua è ancora peggiore, perché si va anche a mettere in discussione il lavoro fatto dei giocatori che magari sono fatti un culo così e vengono tacciati di essere dopati perché un loro compagno di squadra ha fatto un errore gravissimo, ma questo è un errore di un singolo. Quindi aspettiamo prima di giudicare. Io spero che sia a livello mediatico se ne parli, perché è giusto che vengano fuori queste cose nel modo corretto, non come fanno con Juventus, sia che tutto ciò venga a galla affinché si possa risolvere quanto possibile tutta la questione. Aspetto i commenti qui sotto per le vostre impressioni. Come sempre, forza Juve, alla prossima, ciao.